Invece all'ospite che hai alla tua destra, espertissimo di calcio, chiederei Cesena Bari una doppia. Mi dico, no, a te, ah, a io te. No, Cesena, per cortesia, ripetere quanto segue. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa, prego. Ci sono tante R, io sono R, moscia, non mi viene tanto bene. E per quello l'abbiamo fatto? Ah, sì. Sopra la campa. No. La panca. Sopra la panca la capra campa. Sta bene. Sotto la panca la capra crepa. Crepa, benissimo. Grazie. Adesso prova a ripetere, no? Aspettate. Prova a ripetere. Non toccate il telecomando, tra poco torna a Forza Italia con tante, tante sorprese. Vai. Non toccate il telecomando, che tra poco torna. Grande concorso della Ferrari Testa Rossa? Ma c'è senza il minimo, problema. Vai, prego. Capite niente, leggi qua. No. Allora. No, siccome sono due mesi che non si esegue, non ricordo più, veramente. Certo. Non... Allora, dai. Tutto io lo devo fare. Ma no, devi presentare solo il concorso, poi mandiamo la sigletta e dopo facciamo la gioco. Ma questo non lo fa, non mette nemmeno. Vabbè, per tre volte vado. No, prima di insomma, il concorso Ferrari. Testa Rossa, l'ha già detto, allora quello che volete. Il concorso Testa Rossa. Sigla che è meglio, ci sono anche si fare. Bravo, bravissimo. Ferrari, Opel, 33 Trentini entrarono tutti. Grande concorso Ferrari Testa Rossa, il sogno di tutti gli italiani, lo conoscono tutti ormai il concorso, le modalità, tutti tranne uno. E allora, spiegaci. Spiega, non ti preoccupare. Vedi anche tu. Non ti preoccupare. Spiegaci con parole tue. Allora, con parole tue. Ma siccome avete il foglio davanti. Hai ragione. Giriamo il foglio. No, io non lo giro. Dunque, per tre volte, in tre diversi momenti della trasmissione, apparirà sul video una piccola Ferrari Testa Rossa. Segnatevi immediatamente il nome del personaggio che era inquadrato in quel momento. Punto. No, perché sennò sembrava che te era morto la maestra giovane, cioè, punti virgola. Non interrompermi, per favore. Va bene. Al termine della trasmissione trascrivete i tre nomi su di una cartolina postale ed inviatela a Forza Italia. Concorso, vinci. No, lo dico una io. Lo dico io. Forse l'indirizzo è chiedere troppo. Allora, spedite il tutto a Odeon, Forza Italia, concorso vinci una Ferrari, casella postale 3636 20090, Segrate, Milano, punto. Parteciperete così al grande concorso che Forza Italia istituisce tutte le settimane e ogni settimana un fortunato vincitore potrà diventare il proprietario di questa meravigliosa Opel Swing Corsa 1000 di cilindrata a tre porte, oppure all'immediata vigilia dei mondiali di Italia 90 ci sarà solo un fortunato vincitore, ma che vincerà un premio meraviglioso, una magnifica Ferrari Testa Rossa al sogno degli italiani. Benissimo, Opel Swing Corsa a tre porte, come questa qui, che sta, Tu conosci il signor Marco Tosarello? Sì. Dove l'hai conosciuto? No. Ma no, lo conosci o no? No, neanche io lo conosco, nessuno di noi lo conosce, ma lui sarà felice di apprendere che in questo istante lo nominiamo, gli rendiamo noto che è lui il vincitore. Esatto, ha vinto. Per farla breve, ha vinto la Opel Corsa Swing tre porte, questa qui, il signor Marco Tosarello, che abita in via Lunga Lotto 46, in via Lunga Lotto 46, Latina, benissimo, complimenti. Quindi complimenti.